Aggiornamenti della normativa scolastica al 2017. La prima domanda che ci poniamo è la seguente: perché un aggiornamento e non una sostituzione delle lezioni? Beh, anzitutto perché evidentemente la normativa precedente non è stata cancellata, se non in modo marginale. Pensate ai decreti delegati, cioè gli organi collegiali della scuola, non sono stati ancora riformati. Pensate al regolamento di contabilità. I decreti delegati risalgono agli anni 70. Il regolamento di contabilità risale, se non erro, a 2001 e il decreto interministeriale 44. Non è stato riformato. Ci sono dei progetti, ma non è stato riformato. La riforma del secondo ciclo risale al 2008. È ancora valida, eccetera, eccetera. Si potrebbe fare lo stesso discorso per tantissime altre norme. Poi, perché sarebbe assurdo eliminare delle lezioni che gli utenti riconoscono utili, chiare, preziose, ci ringraziano, ci dicono che il nostro corso è utile, è un corso efficace, è un corso concreto, è un corso che dà la strumentazione sufficiente. Da una parte i docenti, le avvertenze generali, per sapere bene l'universo, diciamo, della legislazione scolastica per conoscerlo in maniera più che discreta, direi. Dall'altra per i dirigenti scolastici, e sono tantissimi quelli che hanno frequentato i nostri corsi nel 2011, sono diventati dirigenti scolastici superando il concorso. Pertanto dobbiamo continuare su questa strada. Non possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Poi, perché comunque anche la storia della normativa passata ha un suo valore per capire il presente. E allora siamo tutti d'accordo che se dobbiamo fare un concorso ormai in questi anni sappiamo che ci chiederanno la legge della buona scuola, che ci chiederanno la legge 107. Va bene, abbiamo fatto una lezione l'anno scorso nel 2016, adesso vediamo tutti i decreti attuativi, però non possiamo fare a meno di conoscere la storia della scuola, la storia della legislazione scolastica e comunque sapete bene qual è il concetto che è presente nel nostro diritto, che una norma è valida fino al momento in cui non ce n'è una che esplicitamente la abroga. Ecco, vedete, per esempio, per i nostri docenti, quale insieme di lezioni offriamo nel nostro pacchetto del corso di avvertenze generali per il concorso docenti. E quindi vedete, per esempio qui, anche nella colonna destra, tutti gli argomenti che trattiamo solo nella prima lezione sulla funzione docente. E poi ce ne sono tantissime altre, comparazione di sistemi scolastici, il sistema scolastico italiano, ancora sulla normativa, pensate alla storia della scuola italiana, la contrattazione, le indicazioni del primo ciclo, il riordino del secondo ciclo. E poi le ultime due lezioni su BES, DVA, DSA, fondamentale, e sulla legge 107 della buona scuola, le due lezioni che abbiamo fatto l'anno scorso. Come vedete, è un corso completo. La stessa cosa si può dire, lo vedete qui a slide, per il corso a dirigente scolastico. Anche qua abbiamo delle lezioni sulla comparazione dei sistemi scolastici europei. Abbiamo un approfondimento sul nostro sistema scolastico, sull'autonomia, su scuola e territorio, sulla gestione amministrativo-contabile, il decreto interministeriale 44 di cui parlavo prima, ancora sulla storia della scuola, la scuola e il mondo del lavoro, la contrattazione, il bilancio sociale, la gestione del personale scolastico, il riordino del secondo ciclo, nozioni irrinunciabili di diritto. Quindi andiamo, come detto, oggi solamente ad integrare quello che noi già proponiamo e offriamo nei nostri corsi. Che cosa affronteremo? In questa lezione affronteremo alcune delle norme più importanti degli ultimi anni, anzitutto i decreti legislativi di attuazione della buona scuola del 2017. Poi il discorso su cittadinanza e Costituzione, vale la pena di riprendere un po' questo argomento, perché l'educazione alla cittadinanza è un tema centrale anche nella normativa.
La certificazione delle competenze, abbiamo visto nella didattica, aggiornamento della didattica del 2017, come sono importanti le competenze trasversali, cosiddette soft skills. Ecco, c'è tutto un discorso comunque anche proprio normativo sulla acquisizione di una certificazione delle competenze. È un sistema nazionale di certificazione delle competenze. Ci siamo fatti aiutare, in questo caso, da docenti, da ispettori, cioè dirigenti tecnici, eccetera, per affrontare queste tematiche. E poi ancora abbiamo come ultima parte la valutazione dopo il DPR 80 del 28 marzo 2013, quindi appunto come è cambiata la valutazione. E anche il RAV, cos'è il RAV, il rapporto di autovalutazione, e tutto questo lo vedremo nelle ultime slide, dalla 110 fino all'ultima, che sarà intorno alla 150 o poco più. Incominciamo, dicevamo, dai decreti legislativi di attuazione della legge della buona scuola. I decreti riguardano 1. Il sistema di formazione iniziale di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. 2. La promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 3. La revisione dei percorsi dell'istruzione professionale. 4. L'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni. 5. Il diritto allo studio. 6. La promozione e la diffusione della cultura umanistica. 7. Il riordino della normativa in materia di scuole italiane all'estero. 8. L'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e anche degli esami di Stato. Questi sono gli 8 decreti legislativi di attuazione della legge della buona scuola che adesso andremo ad analizzare. Quest'ultimo, 8º, tra l'altro, come vedete, si interseca con altre parti della nostra lezione di oggi. Incominciamo, dicevamo, col primo decreto, scusate, che riguarda la formazione iniziale e l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Uno degli elementi più caratterizzanti, insomma, della legge della buona scuola è stata l'immissione in ruolo di una serie di docenti attraverso una serie di fasi. No? Oggi chi vuole insegnare nella scuola secondaria di primo e secondo grado deve abilitarsi, deve essere abilitato. Dopo la laurea, attraverso il tirocinio formativo attivo. L'abilitazione consente di accedere alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto per fare le supplenze. Quindi c'è una prima, una seconda, una terza fascia. Chi è abilitato si pone nella seconda fascia.